Eccoci qua, siamo live. Attendiamo che si connettano un po' di persone. Buonasera intanto a chi è già connesso. Buonasera a tutti, siamo già in un pochettino. Buonasera. Aspettiamo ancora un attimo prima di iniziare. Buonasera Emiliano. Buonasera a te Manuel. Oh, bene, inizio a vedere i commenti scorrere. Ciao Michele. Bene, direi che possiamo iniziare. Buonasera a tutti, io sono Mattia e sono uno dei fondatori della società dello Zolfo, un centro studi attivo dal 2015 con sede a Parma, che da ormai 6 anni si occupa di organizzare conferenze, convegni e corsi su svariati argomenti legati a questi temi. Prima di introdurvi gli ospiti di questa sera, vi ricordo le nostre prossime attività. Dunque, giovedì prossimo, 11 marzo, avremo l'onore di intervistare Marco Pasi, professore associato e direttore del Centro per la Storia della Filosofia Ermetica e Correnti Affini presso l'Università di Amsterdam. Il titolo della conferenza sarà Lo studio dell'esoterismo, sfide e prospettive, e sarà incentrato sui nodi problematici legati allo studio di questa materia, con particolare riferimento all'Italia. A brevissimo, inoltre, apriranno le iscrizioni per il primo corso base di astrologia da me condotto, che partirà dalla terza settimana di aprile. Sarà strutturato in 7 lezioni e mira a trasmettere l'apparato simbolico di questa materia sotto un profilo psicologico e soprattutto magico. È composto da una parte teorica e da una serie di esercizi meditativi pratici che ci permetteranno di approfondire il grande significato delle forze planetarie. E imparare a leggere all'interno del proprio, imparare a leggere nel proprio tema di nascita. Una lezione sarà in collaborazione con Irene Zannier, che è un'astrologa che abbiamo ospitato diverse volte qui al Città dello Zolfo, per approfondire proprio il significato della Luna in relazione alle pratiche magiche. Vi ricordo che se volete diventare soci sostenitori e scoprire quali vantaggi ci sono, o se avete delle domande da porci, potete scrivere alla nostra email, che è la società dello zolfo che c'è la gmail.com. Inoltre vi invito a seguirci sul nostro canale YouTube, sulla nostra pagina Facebook e Instagram. Dunque, direi di passare ufficialmente all'argomento di stasera. E ho il piacere di presentare ufficialmente la Nona Porta, una nuova rubrica che vi terrà aggiornati sulle ultime pubblicazioni contemporanee che riteniamo degne di interesse e curiosità. In questo caso specifico legate a tematiche riguardanti esoterismo e scienze occulte, ambiti propri della nostra opera di divulgazione culturale. Anche in questo caso troverete le dirette sullo stesso canale YouTube. E il primo episodio nasce proprio in collaborazione con Axis Mundi e il libro che andremo a presentare oggi è appunto Carcosa svelata, appunti per una lettura esoterica di True Detective. Si tratta di un saggio di Marco Maculotti, che è l'ospite di stasera, fondatore e curatore di Axis Mundi e membro della Società dello Zolfo. Ed è basato sulla prima stagione delle serie TV True Detective di Nick Pizzolato. L'opera è divisa in 3 macro sezioni e in 13 capitoli complessivi e si propone di sviscerare appunto le tematiche e le prospettive esoteriche di questa serie. Il libro è pubblicato da Mimesis Edizioni. Bene, Marco, sei già qua, non è la prima volta che vieni da noi, lo ripeto un'altra volta,
Marco è fondatore e direttore di Axis Mundi, che è una rivista online di cultura, antropologia del sacro, storia delle religioni, esoterismo, che appunto stasera collabora con noi per questa prima serata. Marco, ti ringrazio di essere con noi, Grazie dell'invito, come sempre. e ti chiedo di introdurci un po' al libro che hai scritto, che è fantastico, da partire dalla serie. Ci voleva Grazie. ancora di genere. Grazie Mattia, è sempre un piacere essere qui con voi. Ormai abbiamo collaborato molte volte, quindi per me questo pubblico è sempre di casa. Volevo fare questa sera un'introduzione, una presentazione del testo. Più vasta rispetto alla prima che ho fatto la settimana scorsa per un altro canale, Border Nights, forse qualcuno conoscerà. In quell'occasione avevo parlato quasi unicamente della prima parte del libro e anzi del primo capitolo di tutti i 13 capitoli, toccando solo incidentalmente gli altri capitoli a causa del poco tempo a disposizione. Questa sera invece, che avrò più tempo, possiamo introdurre, anzi parlare maggiormente delle restanti parti del libro, la seconda e la terza, che sono basate soprattutto rispettivamente la seconda sull'influenza del cosiddetto filone letterario weird o della letteratura del fantastico o dell'orrore sovrannaturale, soprattutto di autori di fine Ottocento come Ambrose Bierce e Robert William Chambers, e poi anche ovviamente di Howard Philip Lovecraft nella prima metà del Novecento. Questi tre autori hanno influenzato molto la lettura esoterica della serie TV, della prima stagione della serie TV di Nick Pizzolatto, da cui appunto i rimandi continui, sebbene criptici, a questa figura luminosa denominata il Re in Giallo, che la setta della Palude, che nella serie TV compie questi omicidi rituali, venera, adora e appunto nutre con questi sacrifici di sangue. La terza parte del libro, che pure tratteremo stasera in maniera esaustiva, non avendola potuto trattare la settimana scorsa nell'appuntamento con Border Nights, si incentra invece su quella che si può definire la filosofia di True Detective, o della prima stagione, sempre stiamo parlando di True Detective, vale a dire un'influenza che è stata esercitata innanzitutto tramite il saggio di Thomas Ligotti, La cospirazione contro la razza umana, che per esplicita ammissione di Nick Pizzolatto ha influenzato a tal punto la serie e soprattutto i monologhi nichilisti, fatalisti del protagonista Rust Cole, da essere addirittura accusato di plagio verso questo saggio di Ligotti. E poi tramite La cospirazione contro la razza umana vedremo come anche altri filosofi o pensatori dell'Ottocento e del primo Novecento abbiano influenzato quella che io nel testo chiamo la Weltanschauung di Rust Cole, vale a dire la sua visione del mondo. E quindi accenneremo alla visione di Choran, a quella di Schopenhauer e poi a quella del già menzionato Lovecraft, che pure viene citato da Ligotti come uno dei massimi esponenti di quella visione filosofica che Ligotti chiama nichilismo cosmico, fatalismo cosmico. Però parlando del tutto il libro nel suo complesso, non si può fare a meno di iniziare giustamente dalla prima parte che ho già avuto modo di trattare, perché giustamente la prima parte anticipa in qualche modo anche le altre due, e le altre due parti hanno poco senso se prima non si analizza il simbolismo della setta che in True Detective compie i delitti rituali o non si analizzano anche i rimandi alla realtà effettiva o comunque alla realtà alternativa, come la definiscono alcuni, cioè a degli accadimenti che succedono e che sono successi negli ultimi decenni nel mondo reale, che hanno in qualche modo anticipato e ispirato la serie TV, la prima stagione di True Detective, e appunto questa setta della palude che compie i rituali nella setta della palude, appunto, nella serie televisiva. E partiamo allora. Volevo farvi vedere innanzitutto queste immagini, iniziando da questo argomento, facendole passare abbastanza velocemente, perché ne abbiamo parlato anche già nell'altra sede.
C'è da dire subito che la setta della palude di True Detective si ispira almeno nominalmente all'omonima setta della palude che Lovecraft descrive ai suoi lettori con il racconto del 1926, Il richiamo di Cthulhu. In questo racconto, che è forse il più paradigmatico del ciclo di Cthulhu, cosiddetto il ciclo dei grandi antichi del grande scrittore di Providence, facciamo la conoscenza di una setta occulta che agisce in qualche modo nascondendosi dal resto del mondo e dal resto della popolazione americana e che in particolar modo è localizzata in Louisiana, nelle paludi della Louisiana. Si noterà subito la corrispondenza con l'omonima setta della palude di True Detective, che pure agisce in Louisiana e che pure, come nel racconto di Lovecraft, trae le sue tradizioni rituali abominevoli da un'unione bizzarra tra la stregoneria europea portata dai primi coloni inglesi e francesi, con una commistione con tradizioni di nativi americani e di afroamericani importati in virtù dello schiavismo, quindi con le tradizioni cosiddette voodoo, o per meglio dire hoodoo con la H, in quanto quelle della Louisiana si chiamano in questo modo. È proprio la serie TV che ci rende noto come le sette della palude traggano ispirazioni dal Mardi Gras, che è il cosiddetto Martedì Grasso da noi in Italia, che è una festa carnevalesca che nella serie viene detta, eccola qui una foto, questa è una foto del Mardi Gras di inizio Novecento. Vediamo come i costumi richiamino i costumi che noi vediamo indossati dalla setta della palude nella serie televisiva, per esempio questi cappucci neri, questo vestito da Green Man, che tra l'altro nella serie TV viene legato tramite l'identikit a Errol Childress, cioè il principale mostro della setta, o quantomeno quello che viene individuato come tale dai due detective. Anche se poi in realtà non è che un pesce piccolo, poi vedremo il perché più avanti. Questi costumi ricordano anche i costumi del Ku Klux Klan, o comunque questa è una foto che appare in una delle puntate di True Detective all'interno di una casa di una famiglia che ha avuto a che fare con la setta, e in mezzo alla foto vi è una bambina che ovviamente scopriremo poi col passare degli episodi riveste i panni della vittima sacrificale all'interno dei rituali della setta. Questi personaggi mascherati con questi cappucci neri, come abbiamo visto nella foto precedente del Mardi Gras, sono invece i membri della setta in questione. In questi boschi sono delle atmosfere che ritornano continuamente nella serie, che vedremo hanno dei contatti sia con il mondo reale che con la letteratura del fantastico di fine Ottocento. E subito bisogna legare questi rituali della setta, oltre che il richiamo di Cthulhu di Lovecraft, a un posto che esiste veramente in America. In una puntata di True Detective viene detto esplicitamente che la setta della palude si raduna, virgolettato, in un posto a sud dove uomini ricchi si ritrovano ad adorare il demonio e a compiere sacrifici umani in mezzo a un sacco di pietre antiche, di massi antichi, quindi c'è un elemento megalitico nella ritualità degenerata di questa setta della palude. Questa foto che sto mostrando adesso effettivamente dimostra che in America, come qualcuno saprà, esiste veramente un posto a sud in cui uomini ricchi si radunano ogni estate a luglio per venerare, poi vedremo chi, insomma. Però l'importante da cui partire è questo nome, Bohemian Club e Bohemian Grove, che è il nome di questo luogo che vediamo in questa foto. Si tratta di un club esclusivo che nasce alla fine dell'Ottocento per merito di alcuni giornalisti e che però ben presto, all'inizio del secolo successivo, cioè del XX secolo, viene acquisito progressivamente da un altro tipo di persone. Dell'apparato militare, politico e dell'apparato inoltre bancario, finanziario, economico. Si forma dunque una nuova compagine
che gestisce questo Bohemian Club e si inizierà a trovarsi ogni luglio a compiere questi strani rituali di cui poi nomineremo il principale. Poi, un appunto che bisogna fare e che è importante ai fini della lettura esoterica di True Detective è che come il bosco a sud in cui queste persone ricche si trovano ad adorare il demonio nella serie TV, a parte la denominazione di demonio, che poi vedremo il perché è riduttiva volendo, però questo posto, il Bohemian Grove, noi vediamo che si trova in un bosco di sequoie secolare, che anche prima della creazione di questo club e di questo ritrovo del club, quando ancora era di proprietà degli nativi americani della tribù Pomo, era considerato essere un luogo rituale di grandissima importanza, in cui gli indiani Pomo compivano dei rituali sacrificali, forse anche umani, che li connettevano con l'altra dimensione. Queste pietre megalitiche che fungevano da altari sembrano confermare la denominazione che gli indiani Pomo davano a questa via che passa attraverso le sequoie in mezzo al bosco, che si chiama Sacra Ponoma, e che nella lingua dei nativi americani Pomo significa la via della morte. Quindi, fin dalla ritualistica pre-colonialismo europeo, questo luogo era considerato un luogo magnetico, ricco di energie per poter portare avanti dei rituali abbastanza bizzarri che avrebbero connesso con l'altro mondo. Questa è un'altra foto del Bohemian Grove, di queste rappresentazioni, una foto degli anni 20, questa, di queste rappresentazioni rituali molto teatrali. E qua vediamo invece la scena clou dell'adorazione di questo idolo alto 15 metri, che viene denominato ora Old Shrine, ora Moloch, e questo è un nome molto importante, connesso anche con questo ritualismo che possiamo vedere dalla foto, in quanto anticamente Moloch era una divinità terrifica a cui venivano dati in olocausto, in offerta i bambini, i neonati, i primogeniti. Si tratta di un culto che viene considerato inizialmente cananeo, cioè fenicio, e che però poi si è diffuso a macchia d'olio in tutto l'Estremo Oriente e il Nord Africa, a cavallo tra l'età del bronzo e quella del ferro. Quello che è rilevante vedere in questo luogo, il Bohemian Grove, è che anche la cerimonia rituale che viene compiuta ogni luglio, cioè la cremazione della preoccupazione o l'arsione dell'intento, a seconda di come la si voglia tradurre, è un rituale sacrificale di un fantoccio che si connette appunto a questa idea di sacrificio che porta alla rigenerazione. E questo è molto importante visto nell'ottica della serie TV tutta, perché come vedremo la morte e la rigenerazione, la questione dell'eterno ritorno, è una questione che non interessa i suoi membri della setta, della palude, ma interessa anche in primo luogo il protagonista Rust Cole, con le sue divagazioni, con i suoi monologhi fatalisti, pessimisti. In qualche modo interessa anche il suo collega Marty Hart, che dal tempo, dal destino, sembra essere soverchiato durante tutte le parti, durante tutte le scansioni temporali, diciamo così, che Nick Pizzolatto ci mostra durante la serie TV. Cos'è questo rituale che nel Bohemian Grove definiscono la cremation of care? Si tratta di un sacrificio di un fantoccio su cui vengono concentrati ritualmente i peccati dell'intera comunità, come i Saturnali antichi, che vengono peraltro citati nella serie come principale ispirazione di questi rituali, in cui il doppio terreno di Saturno, il dio re dell'età dell'oro primordiale, veniva impersonato ritualmente ogni Saturnalia, quindi ogni solstizio d'inverno, da un personaggio umano, un suo doppio terreno, che veniva prima festeggiato e poi messo a morte in maniera rituale. Ma non solo l'ecumene europeo, pagano, diciamo così, conobbe rituali di questo genere. Abbiamo già nominato i sacrifici a Moloch, che per un certo verso ha dei collegamenti da non poco con il Minotauro,
Ma nell'Antico Oriente, nel Medio Oriente e nel Nord Africa bisogna menzionare anche, oltre ai Cananei, pure una sopravvivenza di rituali di questo tipo nella stessa tradizione giudaica. La festa di Purim, di Pesach, sono tutte delle rappresentazioni rituali in cui una vittima rituale viene messa a morte. E tra l'altro, trattandosi nella serie TV di rituali di sangue, non si può che andare con la mente alle cosiddette accuse del sangue, che fino almeno al Medioevo, ma anche oltre, almeno fino al 1600-1700, sono rimaste in voga pressoché in tutte le popolazioni europee. Vale a dire, oltre alle streghe e agli eretici, venivano accusati di compiere questi riti sacrificali gli stessi ebrei. E questa cosa ha causato nei secoli vari pogrom, cioè delle varie uccisioni di personaggi che erano accusati appunto di compiere questi rituali di sangue. Volendo riassumere il tutto, noi possiamo vedere che sia nelle tradizioni semitiche, sia nelle tradizioni europee, sia nelle tradizioni degli schiavi afroamericani e dei nativi americani vi sono dei sacrifici di sangue che servono in qualche modo alla setta che li compie, che ne fa la cerimonia, a liberarsi dei propri peccati, in qualche modo anche a connettersi con l'altro mondo, che a mio parere nella serie TV di Pizzolato prende il nome di Carcosa. Questo è un altro punto importante, perché non sempre dalla serie si capisce la rilevanza di questo nome. Se volessimo rimanere a livello superficiale, potremmo credere che Carcosa è semplicemente il nome del luogo in cui Childress compie i suoi omicidi rituali. Invece, riallacciandosi alla letteratura del fantastico, come avremo modo di fare in seguito, noi vedremo che Carcosa rappresenta qualcosa di molto più misterioso di un semplice luogo, terreno in cui qualcuno fa dei sacrifici umani. Carcosa appunto rappresenta l'altra dimensione a cui la setta si riesce a connettere per via di questi rituali di sangue, ed è ridicolo pensare che il fantomatico re giallo, adorato non solo da Childress, ma da gente ben più importante di quest'ultimo, sia lo stesso Childress. È una cosa che fa ridere al solo pensarci, perché già nella serie viene detto che Childress è dentro la setta unicamente in quanto figlio illegittimo di Tuttle, e questo Tuttle è una sorta di patriarca di questa setta. Noi vedremo che, adesso non so quanta gente abbia visto con attenzione la serie, tra chi ci sta seguendo, ma comunque emerge questa realtà, che questo culto viene portato avanti da alcune famiglie. E queste famiglie sono innanzitutto i Tuttle, e questo nome nella serie noi lo vediamo innanzitutto nel reverendo Tuttle, che è colui che fonda le chiese cattoliche rurali da cui i bambini verranno poi prelevati prima di essere uccisi e quindi scelti tramite queste chiese cattoliche. E questo è pure un argomento che si collega, come vediamo, alla realtà stessa dei fatti, cioè a una diffusione a macchia d'olio della pedofilia, che alcuni definiscono anche rituale all'interno della stessa Chiesa cattolica. E poi vediamo che l'altro Tuttle, che è il cugino del reverendo, è il governatore della Louisiana e di conseguenza rappresenta il potere politico, il potere decisionale. E questi due Tuttle, questi due cugini, derivano le loro origini da questo grande patriarca. E Childress non è altro che figlio illegittimo di questo Tuttle, tanto è vero che la sua frase "la mia famiglia vive qui da tanto tanto tempo" lascia intendere, in senso quasi Lovecraftiano, che questa famiglia abbia portato avanti i suoi rituali di sangue da molte generazioni, se non addirittura da molti secoli. E questi rituali di sangue vengono passati all'interno di queste linee di sangue, che sono appunto quella dei Tuttle, quella dei Childress e quella dei Ledoux, che sono altri personaggi che noi vedremo nella serie, che sono deputati a rapire i bambini e a compiere una specie di lavaggio del cervello a questi ultimi. Un lavaggio del cervello che si connette d'altronde
a dei fatti di cronaca vera, a seconda dei documenti desecretati negli ultimi anni dalla CIA, che parlano di lavaggio mentale, come l'operazione MK Ultra o l'operazione Monarch, o questi tipi di operazioni che a volte, soprattutto a partire dagli anni 80-90, si sentivano nei video del procuratore Gunterson, Ted Gunterson, che era il capo dell'FBI, è stato capo dell'FBI, e una volta uscito dall'FBI si è preso a cuore questa questione e ha iniziato a parlare al pubblico di queste operazioni di rapimenti di orfani, di bambini orfani, di lavaggio del cervello di questi ultimi, e poi addirittura della produzione di snuff movie o di comunque alla messa in scena di rituali sacrificali in cui queste piccole vittime venivano sacrificate. Tutto questo mio ragionamento nasce in realtà da un articolo che lessi nel 2015-2016, che viene citato nel libro, in cui l'autore dell'articolo su Newsweek afferma che True Detective segue una linea già iniziata da film come Eyes Wide Shut o Rosemary's Baby, che mettono in mostra una sinistra corrispondenza tra quello che noi vediamo in queste creazioni del piccolo e del grande schermo e quello che poi si scopre essere accaduto magari a distanza di decenni nella realtà effettiva. E a tal riguardo l'autore dell'articolo su Newsweek citava alcuni casi di cronaca avvenuti negli anni 80 in America, in cui uscivano puntualmente più volte all'anno, diciamo dall'83 fino all'88, grosso modo, dei grossi scandali che riguardavano ambiti sempre religiosi, cattolici, quindi scuole cattoliche, oppure ambiti di tipo militare, cioè dei luoghi in cui il Pentagono addestrava dei bambini orfani per poi appunto abusarne. Ed è curioso che in questi casi che sono usciti all'attenzione negli anni Ottanta ritorni sempre questo nome di Thomas Aquino, che tra l'altro è il fondatore della Chiesa di Sète. Questo Thomas Aquino, però, prima di essere un occultista, era proprio nei servizi segreti americani e si occupava proprio di PsyOps, cioè di lavaggio del cervello e di progetto Monarch, operazione MK Ultra. Quindi noi vediamo che True Detective, oltre a tutta la filosofia nichilista, fatalista, ligottiana, che avremo modo di trattare poi più avanti in questa conferenza, è una delle poche serie che tratta in maniera netta, sebbene abbastanza criptica, perché i messaggi vengono nascosti in ogni puntata e bisogna collegare i puntini, nasconde appunto queste correlazioni abbastanza inquietanti con il mondo reale, che sono state portate all'attenzione del grande pubblico solo recentemente da WikiLeaks e dall'affare Epstein, che chi avrà seguito saprà che c'è pure un certo simbolismo rituale in questa isola di Epstein, con questo tempio che ricorda appunto i tempi cananei e via dicendo. Adesso volevo dare la parola a Mattia perché mi sembra che come introduzione sia sufficiente, direi. È stata estremamente esauriente e anche molto chiara, perché ci hai spiegato appunto da dove arriva questa serie, cosa evidentemente, anche se come hai detto molto velatamente, dove vuole andare a parare in un certo senso, ed è credo il motivo per cui sia stata così tanto apprezzata e anche capita in una maniera un po' a sé, no? Nel senso che molto spesso a me la consigliarono e mi dissero: è una serie dai contenuti forti, ma che poi effettivamente ti accorgi che è forte ciò che non viene detto, se si ha la percezione appunto giusta per comprendere, saper leggere tra le righe, ecco. Volevo proprio riallacciarmi all'ultima questione che hai presentato, proprio perché nella seconda parte del libro citi appunto Carcosa, che è l'antica e misteriosa città immaginaria di Ambrose Bierce, e il Re Giallo, Bierce, e il Re Giallo, un'opera di Herbert Chambers. Parlaci un po' di queste due figure. L'hai già
diciamo, hai già parlato prima, ma adesso che abbiamo svelato da dove arrivano queste figure nella letteratura, insomma, spiegaci un po' com'è che sono connesse direttamente a questa serie. Certo. Innanzitutto, sebbene Beers anticipi in senso cronologico Chambers, volevo iniziare da un passaggio di Chambers tratto appunto da uno dei racconti della sua antologia Il Re in Giallo, che poi dà il nome a questo personaggio nella serie TV di Nick Pizzolatto. I racconti di Chambers vennero scritti nel 1890. E si fa riferimento, oltre a questa figura luminosa del Re in Giallo, a una setta che agisce nei meccanismi, nei gangli della società. Nel riparatore di riparazioni, che è il primo racconto dell'antologia, c'è questo personaggio particolare che si chiama Signor Wilde, il cui nome pare derivare da Oscar Wilde, perché Oscar Wilde, questa è un'altra cosa che nel libro analizzo, anticipa in qualche senso il libro giallo di Chambers, che poi vedremo meglio cos'è. Comunque il signor Wilde si esprime in questi termini: attualmente ho 500 persone al mio servizio. Costoro riescono a insinuarsi in tutte le pieghe della società. Alcuni addirittura sono annoverati tra cui illustri rappresentanti dell'elite. Altri sono il sostegno e l'orgoglio del mondo della finanza. Altri ancora hanno un'indiscussa influenza su quanti praticano le arti e le scienze. Queste sono parole del 1890. E più avanti scrive: gli mostrai una lista di migliaia di nomi stilata dal signor Wilde. Ognuno di loro aveva ricevuto quel segno giallo che nessun essere umano avrebbe mai osato rifiutare. La città, lo Stato, l'intero paese erano pronti a sollevarsi e a tremare dinanzi alla maschera pallida. Il momento era giunto. La gente doveva conoscere il figlio di Astur e tutto il mondo doveva inchinarsi alle nere stelle del cielo sopra Carcosa. Ora, dobbiamo definire innanzitutto chi sia questo re giallo, come emerge prima, innanzitutto cosa sia Carcosa e poi cosa sia questo re giallo che emerge nei racconti di Chambers. Carcosa, come già hai anticipato, nasce 5 anni prima con il racconto di Ambrose Bierce, un cittadino di Carcosa. In questo racconto il grande scrittore di fantasmi americano descrive l'esperienza di un'anima disincarnata, che in seguito alla morte fisica si trova in un mondo sconosciuto, un mondo disabitato, e infine si trova dinanzi alla sua tomba. E lui, leggendo il nome su questa lapide, capisce che vi è una sopravvivenza dopo la morte, ed è una sopravvivenza di tipo animico, ma soprattutto scopre di potersi finalmente ricollegare a questa perduta Carcosa, che nomina più volte nell'arco del racconto. L'idea dunque è che questa Carcosa, che nel racconto di Ambrose Bierce viene descritta come una città fantasma in un pianeta che non è il pianeta Terra, quindi c'è questa ambientazione extragalattica. Si parla per esempio della costellazione delle Iadi e di Aldebaran, che poi ritornerà anche nella mitologia di Chambers. Comunque si scopre che Carcosa non è un luogo terreno, è un luogo extragalattico, tanto è vero che poi Chambers nei suoi racconti la descriverà facendo riferimento a due soli che si intervallano nel cielo e a strane lune e a stelle nere, e appunto localizzerà questa Carcosa in questa dimensione cosmica afferente alla costellazione del Toro e delle Iadi, e poi quindi è soprattutto alla stella Aldebaran. Anche qui ci sono dei riferimenti esoterici che riguardano questa stella, che poi nel libro verranno affrontati a dovere. Qui credo che sia un po' troppo specialistico da analizzare, perché ci sono da dire tante cose sull'opera di Bierce e di Chambers, soprattutto di Chambers. È nell'opera di Chambers che nasce questa figura del re in giallo, e questo re in giallo viene descritto come questa divinità, questa figura luminosa, da cui sembra derivare una linea dinastica di imperatori terrestri, che tuttavia rimane occultata se non agli stessi membri di questa dinastia. Vediamo che nel Riparatore di Riparazioni, che è il primo racconto dell'antologia, il protagonista, che viene in realtà messo in manicomio, è convinto di essere il legittimo discendente di questa dinastia cosmica, che deriva appunto dal Re in Giallo,
e in queste suggestioni di Chambers noi vediamo un collegamento notevole con la storia delle religioni e con l'antropologia del sacro. Infatti il Re Giallo si dimostra essere una sorta di doppio fantastico di Saturno, di colui che nell'antica Cina veniva detto l'imperatore giallo e che secondo le varie tradizioni, per esempio Ptah nella tradizione egizia, oppure Cronos in quella greca, o ancora Saturno in quella latina e via dicendo, gli esempi sono molteplici, Yama in quella indiana, tutte queste divinità che vengono solitamente legate all'astro di Saturno sono considerate essere re e divinità reggenti della mitica età dell'oro, quindi un'età mitica in cui il tempo non scorreva, in cui l'uomo era ancora parte di una dimensione atemporale, quindi non influenzata dal potere delle stagioni, del tempo, della morte, della distruzione. Questo è un tema principale, uno dei temi principali di True Detective. C'è soprattutto una frase di Rust Cole che fa capire quanto sto per dire, cioè che il tempo per noi è un tempo divoratore, c'è questa maledizione cronica, in quanto noi ritorniamo sempre come un carpe sulle stesse dannazioni, sulle nostre stesse dannazioni del nostro personale destino. Ma se il tempo venisse visto dal punto di vista cosmico, cioè atemporale, quello dell'età dell'oro, non verrebbe visto come una sfera, ma verrebbe visto come un cerchio. E qui nel libro spiego bene il perché. Sono tutte, è una frase che si ricollega a delle tradizioni sacre antiche, che vuole una distinzione tra la divinità saturnina del tempo, diciamo così, prima dell'inizio della manifestazione cosmica, quindi nella cosiddetta età dell'oro, in cui questa divinità aveva appunto dei caratteri di atemporalità, di eternità, e poi con il passaggio all'età dell'argento nasce il tempo, nasce la morte e nasce anche il destino, e ogni personaggio, ogni persona, come anche nelle tradizioni antiche, deve affrontare questa legge del destino, questa legge del karma, che nasce appunto da questo decadimento di questa figura saturnina alla dimensione appunto temporale, cronica, da cui anche poi pare tutti i rituali sacrificali nei confronti della divinità del tempo. Infatti Cronos era colui che divorava i propri figli, e lo stesso vale per Moloch, che ha delle, come abbiamo visto, delle caratteristiche simili, ma anche con un sacco di altre divinità saturnine nelle varie tradizioni. Noi vediamo che in True Detective il Re in giallo viene fatto intendere tramite la vittima sacrificale Dora Lange, che ha questo palco di corna cervine. Come sappiamo, la vittima sacrificale deve rispecchiare la divinità a cui il rituale è officiato. Di conseguenza anche il Re in giallo sembra esibire, almeno nell'ottica dei membri della setta della Palude, queste corna di cervo, che sono appunto tipiche delle divinità saturnine, di Yama, dello stesso Cronos, tra l'altro, ma anche di Erlik Khan, che è una sorta di Saturno Ade delle popolazioni mongole delle steppe centroasiatiche. Questo palco di corna però si trova innanzitutto in Cernunno, divinità celtica che governava i cicli cosmici e i cicli naturali, e governava pure la vita così come la morte, e anzi la rinascita che derivava da queste due. Per questo nel libro analizzo il perché questa simbologia delle corna di cervo, che appunto è un simbolo di rigenerazione, e soprattutto il collegamento con Cernunno, in quanto i rituali della setta della Palude e quelli anche del Bohemian Grove sembrano accennare a questa esigenza di rigenerare tramite il sangue insomma, tutta la storia, tutto il discorso che sta dietro questa visione filosofica è il tentativo di uscire dal tempo cronico, dal tempo mortale. Tanto è vero che lo stesso Re Ghilebù, mentre viene poco prima di essere ucciso da Marty Hart, afferma di vedere già le stelle nere di Carcosa, di vedere già il ritorno del Re in giallo, e di conseguenza l'annichilimento della storia in questo attimo di uscita dalla storia.
Nel libro poi, adesso se vediamo poi più avanti magari su Bigotti, nel libro mi concentro su queste idee, queste concezioni tradizionali del tempo, anche in connessione con quanto scrive Thomas Ligotti, il cui appunto saggio, come abbiamo detto, La cospirazione contro la razza umana ha influenzato molto la serie televisiva. Un ultimo appunto da fare però sul Rain Giallo di Chambers. Nel Rain Giallo di Chambers questa divinità non si manifesta in prima persona ai membri della razza umana, ma si manifesta tramite un libro, che è appunto il libro giallo, un cosiddetto pseudo-Bibbia, cioè un libro che non esiste, che però viene creato da questo autore e poi da altri autori che lo riprenderanno e avrà poi una vita propria all'interno della letteratura fantastica, un po' come il Necronomicon di Lovecraft. Ora questo libro giallo, che viene appunto menzionato anche da Oscar Wilde nel ritratto di Dorian Gray, sembra portare alla follia chiunque ce ne entri chiunque entri in contatto con esso. E anche qui è curioso il mistero del tempo che si può capire da questi estratti che Chambers dà di questo fantomatico libro giallo. Ne si sembra di capire, in riassumendo tutta la questione, che i protagonisti dei racconti di Chambers si sentano come intrappolati da questo eterno ritorno e vedano la propria vita e le proprie dannazioni, del proprio destino, il rapporto con quello di alcuni personaggi di cui si parla in questa opera teatrale chiamata Il Re Giallo. E quindi questi nomi come Cassilda o altri nomi che ritornano sempre nei racconti, in queste citazioni di questo tomo maledetto, questi personaggi che prendono parte alla rappresentazione sembrano essere gli stessi personaggi che vivono i racconti di Chambers, e quindi sembrano essere bloccati in una dimensione, in una specie di nastro di Moebius cosmico, per cui sono sia i personaggi dell'opera del libro giallo che i personaggi che poi subiscono gli accadimenti dei racconti dello scrittore. E questa cosa c'è anche in True Detective, c'è l'idea che i personaggi vivano sempre le stesse dannazioni che ritornano come go-kart su una pista continuamente, ecco. Bene, grazie Marco. Anche questa direi che l'hai approfondita a dovere. Passerei proprio, dato che come sempre riesci ad agganciare e tenere il filo del discorso, alla terza domanda, nonché alla terza parte del libro, dove appunto citi Thomas Ligotti, che è appunto un noto scrittore dell'horror contemporaneo. La domanda è quanto e come questo personaggio ha ispirato questa serie televisiva che in parte ce l'hai già detto. Potresti oltretutto approfondire i concetti di terrore del tempo e di fatalismo cosmico presenti in questa parte. Quindi, insomma, si parla di approfondire ciò che hai introdotto alla fine della seconda domanda. Perfetto. Dunque, abbiamo già anticipato che questo testo, La cospirazione contro la razza umana di Thomas Ligotti, è il testo su cui si basa la scenografia di True Detective, o più che altro i monologhi principali della serie, cioè quelli di Rust Cole. Questi monologhi in cui il protagonista esibisce una sua visione del mondo che è appunto fatalista, nichilista, che ricorda la visione di filosofi come Schopenhauer, o come Zapfe, filosofo norvegese, o come Mainlander, o Mitchell Stadter, o ancora come Choran. Tutti questi filosofi sono citati appunto nell'opera di Thomas Ligotti, che peraltro è la sua unica opera saggistica, in quanto fino a quel momento si era dedicato solo alla stesura di racconti dell'orrore soprannaturale, un po' sull'onda di Lovecraft, che pure viene citato nella sua visione filosofica del mondo, insieme a questi altri autori che abbiamo menzionato. Vari rimandi sono disseminati in tutta la serie TV di Pizzolatto. Per esempio, in una scena viene mostrata la stanza di Rascol, spoglia, senza mobili, e noi vediamo che sul comodino vi è una copia dell'Upanishad, che, come sappiamo, fu il libro che ispirò Schopenhauer nel suo mondo come rappresentazione, come volontà e rappresentazione. Il concetto base che sta alle fondamenta delle Upanishad è che la realtà, il mondo quotidiano che noi viviamo tutti i giorni, sia un'illusione, una maya, e che noi dobbiamo superare in qualche modo questa
questo velo di realtà per accedere alla realtà cosiddetta, quella realtà propriamente detta, cioè una realtà che non si può comprendere unicamente con i cinque sensi, ma che invece chiede una perlustrazione più coraggiosa dell'altro mondo e della realtà che sta dietro al velo. Questa è una caratteristica che unisce sia Rust Cole, il protagonista di True Detective, che nella serie TV, noi sappiamo, viene detto che ha delle visioni che gli sembra che a volte gli spieghino il significato nascosto dell'universo. Noi sappiamo che queste visioni del protagonista derivano da un utilizzo smodato di alcune sostanze psicotrope che Rust Cole ha compiuto durante gli anni che è stato nell'antidroga, per questo ruolo, insomma, diciamo, da poliziotto. Lui ha maturato questa dipendenza di queste sostanze e anche a distanza di anni lui ha questi flash in cui riesce a vedere la realtà dietro al velo. Questa è una caratteristica che ha interessato lo stesso Ligotti in prima persona. Infatti Ligotti, pur non parlando molto di sé per quasi 50 anni, negli ultimi 10 anni, in seguito al successo ottenuto appunto anche grazie alla serie TV di Pizzolatto, ha rilasciato alcune interviste in cui parla anche della sua biografia, come per esempio il libro Nato nella paura, edito dal Saggiatore l'anno scorso, in cui ci sono queste interviste a Thomas Ligotti. In queste interviste Ligotti spiega come lui stesso ha subito un tracollo psichico all'età di 17 anni a causa di un utilizzo smodato di sostanze psicotrope e di conseguenza ha maturato una visione dei fatti che lo hanno portato da una parte alla letteratura dell'orrore sovrannaturale e quindi a Lovecraft, a Arthur Machen, autori di questo tipo, e dall'altra invece alla filosofia nichilista o fatalista o pessimista, che dir si voglia, e quindi a Schopenhauer, a Choran, a tutti questi filosofi che lui fa confluire in questa sua opera, La cospirazione contro la razza umana. Ora noi dobbiamo notare come non solo la visione pessimista di Rust Cole, fondata appunto su quello che abbiamo definito la maledizione della vita, la trappola cronica, tutti questi termini che usa Rust Cole per intendere la dannazione che è insita nella stessa coscienza umana e nella stessa vita umana, nella stessa esistenza umana. Diciamo, non solo questa visione pessimistica e fatalista, ma persino una visione che possiamo definire più ottimista, se vogliamo, che è quella con cui si conclude la serie TV, deriva dall'opera di Thomas Ligotti. Nell'ultima puntata di True Detective, infatti, noi vediamo che il protagonista Rust Cole, in seguito al coma, in cui appunto cade in seguito a corpo con Childress della setta della palude, Rust Cole durante il coma accede a questa dimensione atemporale, finalmente, a questa dimensione che appare cosmica e in cui lui si incontra con la figlioletta che è morta da bambina in maniera tragica. E quando Rust Cole ritorna indietro nella nostra realtà, si sveglia dal coma, Marty, suo collega, gli chiede cosa hai visto nell'altra realtà, com'è adesso la tua visione del mondo dopo questa esperienza. E lui afferma che la sua visione è cambiata, che non è più unicamente basata sul fatalismo e sul pessimismo precedente, ma dice questa frase: una volta esisteva solo il buio, solo l'oscurità, adesso esiste anche la luce. Questa frase può sembrare bizzarra, messa così in conclusione della serie, senza ulteriori spiegazioni, ma noi dobbiamo ricordare che, in linea con le altre concezioni del tempo e del destino che abbiamo un po' accennato in questa sede e che poi chi è interessato potrà leggere ampiamente nel libro, queste teorie del tempo e del destino, dicevamo, sono intimamente connesse a una visione del reale di tipo gnostico, in cui questo mondo sublunare è una sorta di prigione animica in cui le anime sono imprigionate, in questo mondo sublunare che è anche il mondo in cui il tempo ha la sua potenza. Al di sopra del mondo sublunare il tempo
non ha più questo, il tempo, la morte, insomma, tutto quello che riguarda l'umano, il terrestre, non ha più potenza, non ha più potere. E allora si passa a quella dimensione appunto atemporale, acronica. Questa concezione tradizionale c'è anche se può sembrare strano, nel libro di Thomas Ligotti, perché Ligotti parla di alcune esperienze di premorte che ha avuto alcune persone che lui menziona, tra cui questa autrice che si chiama Suzanne Segal. Questa Suzanne Segal racconta delle esperienze di premorte che lei ebbe in seguito a un cancro che la colpì e disse che c'è questa frase che viene detta anche nella serie TV proprio Pari Pari: dietro l'oscurità ordinaria che noi vediamo tutti, vi è un altro tipo di oscurità, più densa e più calda. Ora, a parte la curiosità che questa frase riecheggia in modo incredibilmente fedele una frase che si legge nel grande Diopan di Maken, e inoltre in alcune tradizioni sciamaniche asiatiche e anche americane che vorrebbero appunto l'esistenza di un'oscurità più densa dietro quella che tutti vediamo e a cui fanno accesso gli sciamani per operare sul mondo sottile magicamente. Ora, a parte queste menzioni, è importante che Ligotti cita questa autrice Suzanne Segal che dice che una volta lasciato il piano sublunare e una volta lasciata e persa l'illusione della coscienza, quella che la Scholl chiama l'illusione della coscienza, cioè il credersi importante unicamente per il fatto di esistere, unicamente per il proprio ego. Ecco, Suzanne Segal, citata da Ligotti, afferma che una volta superata questa visione vi è quella che lei chiama la grande vastità. E questa grande vastità si ricollega all'eternità nelle tradizioni antiche e a quel mondo, quel pleroma a cui volevano fare ritorno gli gnostici, evadendo dal mondo sublunare e dalla prigionia dell'anima in questo mondo sublunare, appunto. In questo senso, noi vediamo che i vari capitoli del libro, sebbene apparentemente indipendenti tra loro, si richiamano a più riprese, nel senso che il re giallo che ha inventato apparentemente Chambers non è altro che un aggiornamento di questa divinità terrifica del tempo e dell'eterno ritorno, che era ben conosciuta dalle popolazioni antiche e in qualche modo anche da filosofi contemporanei come possono essere Choran o Blanqui, per esempio. Ma poi si vede anche che questa filosofia ha un carattere effettivamente sacrale, nonostante molti possano pensare che Thomas Ligotti sia da considerarsi come un autore ateo o comunque sicuramente un autore agnostico, ecco, però diciamo che anche nella sua opera, e quindi anche in True Detective di rimando, vi è una visione sacrale in qualche modo che permette in qualche modo di evadere dal cul-de-sac esistenziale in cui si trovano tutti i personaggi della serie, e quindi non solo i membri della setta della Palude che adorano questo re giallo, ma comunque tutti i personaggi della serie, quindi anche Raskol, Marty Hart, le vittime stesse della setta. In altre parole, questa divinità che è l'espressione, che è l'epifania del tempo divoratore, interessa tutte quante le vite dei personaggi. Quindi non è questione di adoratori di un dio che agisce solo per loro. In altre parole, si potrebbe dire che questa setta cerca di raggiungere i suoi scopi tramite l'adorazione di questa divinità del Re Giallo, ma il Re Giallo in realtà come epifania del tempo divoratore influisce sulla vita di tutti i personaggi. Noi vediamo per esempio Marty Hart, che è il collega di Raskol, che esprime l'idea, l'opinione che il tempo in tutta la sua vita sia sempre stato dietro di lui, e ovviamente Raskol manifesta l'impressione che tutte le dannazioni della sua vita ritornino ciclicamente ogni tot anni, insomma, come appunto go-kart su una pista. Di conseguenza vediamo come questa divinità di cui parla Chambers si ricollega poi alle divinità antiche e anche alla visione del tempo e del cosmo divoratore di Ligotti, che è influenzata, direi, vero soprattutto da Lovecraft, da questa idea dei grandi antichi, degli dèi esterni e del cosmo divoratore che non ha assolutamente riguardo per essere umano nella sua unicità, ecco.
Ottimo, grazie Marco, anche questa volta. Tornerei, diciamo, all'inizio del nostro discorso con l'ultima domanda prima di lasciare spazio alle domande del pubblico, che abbiamo deciso anche di lasciare un pochettino più di spazio del solito, quindi siate coraggiosi e fate le vostre domande. Quindi dicevo, per quanto riguarda noi, torniamo un po' all'inizio del discorso che abbiamo aperto stasera. Proprio perché nella prima parte del libro parli di un argomento che potrebbe essere riassunto un po' come con il termine Hollywood Babylon, ovvero i racconti legati ad una Hollywood fatta di riti satanici e sette parareligiose. Puoi approfondire un po' questo argomento e perché appunto l'hai inserito all'interno del libro, nonostante già in parte ci hai spiegato alcuni aspetti di queste vicende. Sì, infatti avevo già anticipato qualcosa, quindi non ruberò troppo tempo alle domande per questa spiegazione, ma comunque fisserò dei punti importanti. Come già anticipato, questa idea mi venne dalla lettura di questo articolo apparso su Newsweek, in cui True Detective veniva elencato insieme ad Eyes Wide Shut e a Rosemary's Baby come un film di denuncia verso gli ambienti hollywoodiani dediche A, dedi, dedici, a, 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 a delle sette, a delle cerimonie segrete che riguardano anche l'uso del sangue in senso magico. In questo senso fu l'articolo di Newsweek a indirizzarmi verso questa pista e poi ragionando riuscì insomma a individuare un filone che partendo da quella che abbiamo definito Hollywood Babylon, che è un termine che deriva da Kenneth Anger, che è stato un regista esoterico molto importante, che fece film come Lucifer Rising, bellissimi tra l'altro. Questo termine, Hollywood Babylon, è molto vasto. E, per spiegarlo in poche parole, noi potremmo dire che riguarda una concezione di Hollywood quasi pseudo-pagana, una visione anche occulta, perché vi è l'Hollywood appunto delle pasterelle, dei grandi premi, eccetera, e poi c'è questa Hollywood nascosta, questa Hollywood segreta in cui gli attori, i registi fanno parte di sette parareligiose, come per esempio noi possiamo citare varie sette come i Bambini di Dio, come la stessa Scientology, che hanno una grande, oppure come una setta che recentemente è stata smantellata, la setta di Rainier Kidd, si chiama NXIM. Hanno scoperto che marchiavano i propri membri e appunto c'era un traffico di persone, anche un traffico sessuale con minorenni, insomma, cose che sono uscite nell'opinione pubblica proprio. E in queste sette ci sono degli attori, dei registi apparentemente insospettabili. Di questi argomenti, come abbiamo anticipato, ne parlava già Polanski in Rosemary's Baby, in cui il protagonista è un attore che per guadagnarsi la fama, per guadagnarsi la fama all'interno di questo circolo hollywoodiano, arriva a vendere il proprio figlio a questa setta, appunto, che viene definita satanica, prendendo dal romanzo di Ira Levin. Ecco, è curioso soprattutto sottolineare come Sharon Tate, ovvero la compagna di Polanski, pochi mesi dopo dell'uscita dei film nelle sale, venne barbaramente assassinata in quella che sembra un'operazione bizzarra da parte della family di Charles Manson, un'operazione soprattutto che sembra un inquietante contrappasso di quanto Polanski sembrava aver voluto dire col suo film. E non solo in questo film, ma anche nel successivo L'inquilino del terzo piano, che vede lo stesso Polanski nei panni del protagonista, quindi della vittima della cospirazione, si vede che le persone che stanno intorno a Polanski lo cercano di ingabbiare con queste pratiche magiche e cercano di inserire nel suo corpo l'anima dell'inquilina precedente. Anche in questo film ci sono dei rimandi continui all'esoterismo egiziano e alla sopravvivenza dell'anima dopo la morte, che è una cosa che ritorna anche nel Cittadino di Carcosa di Ambrose Bierce, oltre che ovviamente nei racconti di Chambers. Oltre a Rosemary's Baby possiamo citare ovviamente Eyes Wide Shut, che fu l'ultimo film del maestro Kubrick,
E anche in questo caso è curioso sottolineare come Kubrick morì improvvisamente di infarto poche settimane dopo aver consegnato la sua pizza del film alla Universal. Ora sarebbe troppo lungo dilungarsi forse su Eyes Wide Shut, ma è importante notare come gli elementi che fanno da correlazione a True Detective sono notevoli. Vi è questa set di persone altolocate che si ritrova per fare questi rituali di magia sessuale, in cui vengono anche sacrificate, viene sacrificata appunto la ragazza che ha preso le difese di Tom Cruise nel film. Il film di Kubrick è ispirato anche solo nominalmente al romanzo di Schnitzer, ma in realtà prende spunto dal romanzo di Schnitzer per poi imbastire un racconto del tutto diverso, in cui appunto vi è questa setta che si ritrova per fare questi rituali. E nessuno di esterno vi può accedere se non poi pagando con la vita questa sua intromissione. E vi è una frase particolarmente importante che dice Sidney Pollock, che nel film di Kubrick fa un cameo, un importante cameo. C'è questa frase di Sidney Pollock che dice: se voi sapeste i nomi dei membri di questa setta, non riuscireste più a dormire la notte. E è una frase che, con una perifrasi più o meno simile, ritorna sia nel Re Giallo di Chambers e sia in True Detective di Pizzolatto, appunto. Si potrebbero menzionare anche altri film, perché questo filone cospirativo, esoterico, occultistico, chiamiamolo come lo vogliamo, ebbe una grande rilevanza pure nel nostro paese, in Italia. In Italia uscirono alcuni dei più bei film del genere che, a mio parere, ma questo potrebbe essere il mio trip personale, andarono a influenzare lo stesso Eyes Wide Shut di Kubrick. E questi film sono, in primo luogo, La quarta notte delle bambole di vetro di Aldo Lado, uscito nel 71, in cui questa setta segreta viene denominata Club 99. E si scopre anche qui, fanno vedere dei rituali che hanno a che fare con i rituali della fertilità, con il potere generativo. Si fa vedere che questa setta rapisce i giovani, ragazze giovani e belle, per sacrificarli in questi rituali collettivi in cui tutti i membri della setta sono dei vecchi. Io ho avuto personalmente l'occasione qualche anno fa di incontrare il regista Aldo Lado durante una conferenza al negozio Blockbuster a Milano, e gli feci questa domanda perché volevo capire quanto queste suggestioni esoteriche erano volute in questa sua opera. E lui mi disse che erano volute al 100%, sebbene quasi tutti i critici dell'epoca non le avessero minimamente capite. Eppure in Italia ci sono stati diversi film che hanno trattato queste tematiche. Possiamo nominare ovviamente il notissimo Salò o le 120 giornate di Sodoma di Pasolini, ma si potrebbero nominare anche film come Tutti i colori del buio, o ancora Il profumo della signora in nero, fino al film vampirico, ma messo giù quasi in maniera di commedia, Hanno cambiato faccia, in cui si fa vedere come i vampiri dell'epoca moderna siano i grandi banchieri, i grandi finanzieri, i membri altolocati dell'apparato militare e politico e i membri poi della Chiesa Cattolica stessa. In questa sceneggiatura, sebbene quasi ridicola, ironica, noi ritroviamo tutti gli stessi temi del Salò di Pasolini o di Eyes Wide Shut, dello stesso La quarta notte delle bambole di vetro, cioè l'idea che esista una elite che ha il potere finanziario al di sopra del mondo, che con determinati rituali di sangue, che sono poi anche volendo una sorta di, come si può dire, di metafora anche di quello che fanno effettivamente con delle operazioni, no, di finanziarie e via dicendo, succhiano in qualche modo il sangue a quella che nel film di Pasolini o nel film di Aldo Lado è la gioventù, nel film nella serie TV di Pizzolatto sono i bambini che frequentano le sette le chiese cattoliche. E poi in Rosemary's Baby sono gli stessi attori che sono dentro Hollywood, quindi vediamo che c'è un filo rosso che interessa tutti questi film, che andrebbero visti, secondo me, con un occhio diverso
dopo gli accadimenti, i fatti di cui siamo entrati, siamo venuti a conoscenza negli ultimi tempi, grazie soprattutto a WikiLeaks e ai recenti scandali hollywoodiani, ecco. Ci sei, Marco? Mi senti? Sì, sento, ti No, no, sento. Per avevo finito. un attimo si era bloccato tutto. Ok. Bene, bene, grazie mille anche per questa risposta. Passerei ora appunto al momento delle domande del pubblico. E la prima arriva da Simone Rossato, in un abitante di Carcosa. Beers fa apparire un uomo con arco freccia, una torcia, una lince e un gufo. Perché? Allora, io questa cosa la dico nel libro, ne parlo. Ovviamente il racconto di Beers, così come anche quelli di Chambers successivamente, sono creati utilizzando una simbologia ben precisa. L'uomo, il cavernicolo che questa anima disincarnata che è il protagonista incontra in questa dimensione atemporale, questo cavernicolo che appare appunto come un uomo del passato abissale, ecco, sta secondo me a significare che lo spirito disincarnato del protagonista è entrato in una dimensione appunto abissale che ha a che fare con l'abisso dei tempi, in cui appunto le uniche persone, anzi l'unica persona che si incontra è questo troglodita, quindi l'essere umano all'inizio della sua evoluzione millenaria. Ancora più importanti però sono secondo me i simboli del lince della lince e del gufo, in quanto il simbolo del gufo tra l'altro ritorna pure, come abbiamo visto, nei rituali del Bohemian Grove ed è inoltre un simbolo saturnino che sta a rappresentare la saggezza saturnina e anche la possibilità di vedere al di là delle apparenze. Che tra l'altro è un simbolo che interessa anche la lince, no? Perché la lince ha questa visione rafforzata che pure il gufo ha, essendo un uccello notturno. Di conseguenza, vi è questo rimando a questi due simboli zoomorfi a stare a significare che il protagonista ha ormai raggiunto una dimensione in cui la sua visione è allargata, non si limita a quella dei cinque sensi di cui ha fatto utilizzo prima del decesso e quindi della departita dal mondo sublunare. Adesso non mi ricordo se la domanda era finita così o. Ti chiedevo appunto il Ah, sì, perché. per il gufo. No, sì, per il gufo potremmo fare un altro appunto di cui ho parlato anche nella scorsa conferenza, cioè che il gufo, ritornando anche nel Bohemian Grove, ritorna pure in Twin Peaks, che è un'altra delle serie esoteriche più famose, diciamo, innanzitutto con la locuzione bizzarra che i gufi non sono quello che sembrano, e di conseguenza il gufo come epifania di un'entità proveniente dall'altro mondo, che interagisce con la nostra realtà in questi attimi in cui il velo del reale si rompe in qualche modo, si strappa per un momento. Il gufo in Twin Peaks poi in seguito appare anche nella mappa che viene chiamato la caverna dei gufi, cioè questa mappa creata dagli indiani d'America che mostra come accedere alla loggia nera e quindi il passaggio per arrivare alla loggia nera avviene attraverso l'incontro con queste entità che vengono chiamate appunto gufi, ma non sono gufi, sono i demoni del mondo inferiore, cioè della loggia nera. A questo riguardo possiamo menzionare anche altri simbolismi che riguardano queste entità nei film di Lynch e nello stesso Twin Peaks, ovvero quello dei Woodsmen, questi barboni, no? Questi boscaioli tutti sporchi con la barba lunga. E tra l'altro è una simbologia che richiama quella dell'uomo selvatico e del Green Man, che nella serie di Pizzolatto sono appunto impersonati da Childress, quando fanno vedere questo identikit con queste orecchie verdi e queste foglie ovunque. Childress appare come un uomo selvatico, come un green man, ed è la stessa cosa dei film di Lynch. Possiamo pensare anche a Mulholland Drive, la scena famosa dell'incubo col barbone che esce improvvisamente da dietro al muro e fa così paura perché, come nei Woodsmen di Twin Peaks, è questa
questa immersione, questa, come si può dire, insomma, è il mondo altro che entra nella nostra dimensione attraverso gli incubi, attraverso i sogni, no? E sì, vediamo questa immagine appunto del barbone o dell'uomo selvatico che richiama quella, il Billy. Io parlo nel libro di questa cosa, vale a dire di quelle, di quei coloni inglesi e francesi un po' che si sono distaccati dai grandi centri abitati e si sono ritirati a vivere in queste zone liminali, spesso anche degenerandosi a livello genetico, quindi con l'incesto, cose così, personaggio tipicamente lovecraftiano, si capirà, no? Quindi anche i personaggi, alcuni dei personaggi che in True Detective fanno parte di questa serie del set della palude, sono appunto caratterizzati come degli hillbilly, come dei redneck, quindi lo stesso Childress, ma anche i fratelli Ledoux, per esempio. Tra l'altro vorrei aggiungere, per quanto riguarda i gufi, li ho sempre interpretati come i guardiani della soglia, no? In Twin Peaks, Assolutamente, proprio sì. perché erano sempre lì presenti prima che Cooper entrasse, diciamo, Esattamente, nella sì. loggia nera, o comunque tutte le volte che succedeva qualcosa oltre, diciamo, il reale. Bene, passiamo alla seconda domanda da Emanuele. Rispetto ai dossier dei secretati della CIA di cui hai parlato quasi all'inizio della conferenza. È possibile approfondire un po' l'argomento? Allora, sì, è possibile, ma non vorrei rischiare di addentrarmi troppo in argomenti di cui non si hanno delle fonti certe, nel senso che ci sono questi dossier desecretati, ma ci sono anche delle varie interpretazioni a riguardo. Quello che esce fuori da questi dossier desecretati è fondamentalmente che ci siano dei membri della classe politica americana e dei membri di Hollywood, per riassumere proprio in poche parole, che sono legati da relazioni poco chiare e che alcuni collegano appunto a rituali segreti, a delitti di sangue. Per esempio, viene spesso citata in queste email il personaggio di Marina Abramovic e delle sue scene, che queste scene appunto in cui le pietanze hanno forma di cadaveri e cose di questo tipo. Ora, senza voler arrischiarci in questo argomento sui singoli personaggi, è interessante piuttosto notare come queste scene dell'Abramovic richiamino in realtà questo evento che è avvenuto negli anni 70, nel 72, che si chiamava letteralmente, qui questa è una notizia certa, quindi possiamo andare proprio sicuri, Illuminati Surrealistic Ball. Era una festa in maschera, che tra l'altro sembra ricalcata da quella che si vede in Eyes Wide Shut di Kubrick, in cui adesso posso far vedere delle foto magari, visto che le ho selezionate. È una festa che organizzò pure l'artista Salvador Dalì, insieme alla contessa Rothschild, in questa villa di Parigi, che tra l'altro viene usata nel film La nona porta di Polanski, in una delle scene più esoteriche del film. E queste sono delle foto di questa festa avvenuta in questa villa. Noi vediamo che il simbolismo delle corna cervine viene posto in bella vista nello stesso costume dell'organizzatrice, che vediamo qui addirittura una maschera di cervo. E questo invece è lo stesso Dalì con questa maschera con due facce. Di conseguenza, e questa è un'altra foto peraltro di questo party del 72. Noi vediamo che la simbologia ricorda tantissimo, come vediamo, quella di True Detective. In questo senso, i rapporti desecretati di Wikileaks a me sembrano richiamare queste suggestioni che per molto tempo sono state considerate di dominio unicamente dei cosiddetti cospirazionisti o complottisti, ma invece ultimamente si sembrano essere appunto arrivati al grande pubblico grazie al lavoro di Julian Assange, che non a caso è costretto in una situazione, come tutti sappiamo, di internamento forzato a causa di queste sue rivelazioni. Ecco. Poi tutte le varie interpretazioni sui fatti, le varie dietrologie, eccetera, io sinceramente non mi arrischierei in una conferenza così,
per rispondere a una domanda di pochi minuti, perché ci sarebbero molte suggestioni da unire tra di loro, verrebbe fuori un quadro veramente, veramente lungo. Bene, grazie per la risposta. La prossima domanda di Manuel. Cronos, che tutto esaurisce e al contrario egli stesso cresce, potrebbe essere un'anticipazione del concetto di entropia nell'universo, il passaggio d'equilibrio al caos e poi il ritorno al primo? Questa è una domanda molto interessante. Ringrazio Molto. Manuel, che tra l'altro ha acquistato la coppia personalmente da me, quindi lo ringrazio doppiamente. E questa domanda è molto interessante perché effettivamente ci sono delle divinità che emergono dal filone fantastico di fine 800 e inizio 900, che rappresentano esattamente questo concetto di entropia e che noi appunto nel libro citiamo in relazione al Re Giallo di Chambers. Una ovviamente è il pane di Machen, in quanto noi sappiamo dal primo romanzo di Machen come la potenza di questo dio si manifesti in questo ridurre, in questo stato protoplasmatico ogni individuo dopo la sua morte, insomma. Quindi c'è questa idea di ritorno al caos primordiale, ecco, da coloro che hanno conosciuto Pan e che hanno stretto un patto con la divinità terrifica. Ma ancora più importante forse è un altro personaggio divino che appare in un romanzo di un altro scrittore del fantastico, che è Abraham Merritt. Questo scrittore scrisse negli anni, fine anni 20, un romanzo che si chiama Gli abitatori dell'abisso, in cui si parla di questo dio chiamato Khalkhru, che tra l'altro la cui ubicazione viene connessa a quei miti sul deserto del Gobi, e su civiltà perdute di matrice teosofica, e di conseguenza, anche qui nel libro spiego un po' meglio, questi argomenti si intrecciano in quanto la dottrina teosofica era fondamentalmente basata sull'idea dell'esistenza di vari cicli cosmici che seguono uno dopo l'altro, e in cui queste divinità, queste potenze demoniche avrebbero governato sui cicli di tempo anteriori a quelli dell'umanità attuale. Comunque questo personaggio Khalkhru negli abitatori dell'abisso di Merritt è molto importante a tal riguardo, perché sono le stesse espressioni che usa Merritt a farcelo inquadrare come una divinità di questo tipo. Per esempio leggiamo: Khalkhru era il principio senza principio, come sarebbe stata la fine senza fine, era il vuoto tenebroso ed eterno, il distruttore, il divoratore della vita, l'annientatore, il dissolutore. Non era la morte era solo parte di lui, era vivo, vivissimo, ma il suo modo di vivere era l'antitesi della vita, quale noi la conosciamo. La vita era un'intrusa che turbava l'eterna serenità di Khalkhru. Dei e uomini, animali, uccelli e tutte le creature, la vegetazione, l'acqua, l'aria e il fuoco, il sole, le stelle, la luna, tutto era suo e doveva venire dissolto in lui, il nulla vivente, se egli così voleva. Di conseguenza, sia in Khalkhru per Merritt che nel Pan di Machen, che nello stesso Azathoth Lovecraftiano, che viene in ultima analisi inquadrato come un dio idiota che gorgoglia al centro dell'universo, circondato da questa pletora di demoni che suonano melodie nel flauto, no? Per non farlo svegliare, perché questo significherebbe la fine del cosmo e la fine dello spazio-tempo per come la conosciamo. Noi vediamo che tutte queste figure mitiche, che apparentemente sono solo il frutto della fantasia di alcuni scrittori, ma se poi noi andiamo a indagare, come ho provato a fare io nel libro, le tradizioni antiche, quelle sulle divinità del tempo divoratore, quindi Cronos, Moloch, Saturno, Shiva, Yama, Prajapati e via dicendo, noi vediamo che tutte queste divinità presentano un aspetto primordiale che è connesso all'idea di caos primordiale, da cui ogni cosa deriva, e a cui ogni cosa ritornerà poi alla fine dei tempi. E poi vi è una seconda maschera di queste divinità, che è appunto questa maschera del tempo ciclico, e quindi di una divinità terrifica del tempo che divora continuamente tutte le coscienze che vengono a nascere e a morire, per inserire appunto
come dicono gli inni orfici, no? Che definiscono Cronos colui che accresce continuamente se stesso, quasi c'è questa immagine proprio di tempo divoratore che noi ritroviamo in altre civiltà come quella induista, come quella buddista. Tra l'altro, visto che qualcuno aveva chiesto prima nelle domande se Ligotti fosse in qualche modo connesso al buddismo, effettivamente sì, lui per la cospirazione contro la razza umana cita la visione del mondo buddista come la visione del mondo religiosa, diciamo così, sacra, che lui vede più in connessione con le sue opinioni e con le sue concezioni appunto della coscienza umana e del destino e del tempo e quindi dell'esperienza comunque della coscienza in tutta la vita stessa. Ottimo, ottimo, grazie Marco. Grazie a te. La prossima domanda è di Andrea Casella e ci chiede, volevo chiedere a Marco un commento sulla frase di Rust, perché dovrei vivere nella storia? E sui rimandi alla concezione di Eliade, al terrore della storia delle popolazioni tradizionali, anche questo è bellissimo. Grazie Andrea. Sì, è vero. Domanda bellissima. So che Andrea, che è un mio collaboratore su Access Mundi, è un grande esperto nella tematica dei cicli cosmici e nella concezione astroteologica di scuola di Santillana, quindi probabilmente la saprà meglio di me questa risposta, però è giusto anche è giusto rispondere per tutti quanti. Abbiamo già detto che l'imperatore giallo nella tradizione cinese viene definito come il dio primordiale, come questo imperatore sceso dal cielo che innanzitutto fa nascere la regalità in mezzo all'umanità, nel senso che gli dei terrestri sono delle sue immagini terrene, un po' tipo gli dei romani con Saturno, appunto, che era il dio dell'età dell'oro, un po' come gli indiani con Yama e via dicendo. Ci sono per ogni popolazione delle figure luminose saturnine, sempre, che sono questi primi legislatori mitici. La figura di questa divinità legata al terrore del tempo che viene analizzata da Eliade si connette appunto soprattutto alla tradizione orientale, in quanto Mircea Eliade nel suo saggio Il mito dell'eterno ritorno, uscito nel 1949, parla di queste concezioni sacre, sacrali, delle popolazioni orientali soprattutto, ma poi anche di quelle europee, però concentrandosi innanzitutto su quelle orientali e legando anche la questione rituale delle feste di fine anno, quindi dei Saturnali, delle feste carnevalesche che noi abbiamo visto ritornano peraltro in True Detective. Eliade lega questa ritualità e questa concezione del destino umano alla maledizione del tempo, al terrore del tempo, nel senso che a suo parere la sacralità di queste ritualità si ritrova nel tentativo dell'uomo di evadere dal tempo lineare e dal tempo ciclico stesso, rigenerando il tempo e rigenerando se stesso interiormente a ogni festa periodica di fine anno, in generale in queste feste periodiche di iniziazione o via dicendo che si fanno nelle tradizioni antiche. Quindi vi è questa idea che il tempo possa essere in qualche modo rigenerato tramite questi rituali. Emir Sheliade legava il terrore della storia e del tempo dell'uomo moderno proprio a questa perdita di queste tradizioni rituali in cui l'uomo poteva vivere la rigenerazione dell'anno, la rigenerazione di se stesso. Adesso volevo trovare un paio di citazioni di Eliade, appunto, che spiegano benissimo questa concezione del cosmo come sacrificato e sacrificante e della coscienza umana come appunto vittima di questo meccanismo fagocitatore cosmico. Eliade mette in relazione il terrore del tempo con la concezione della storia e del divenire come Maya, come illusione, e scrive, affermando che l'uomo è incatenato dall'illusione. Le filosofie indù vogliono significare che ogni esistenza è in sé essenzialmente una rottura, perché è una separazione dell'assoluto. Quando lo yoga e il buddismo dicono che tutto è sofferenza, tutto è passeggero, anticipano il senso del Seinenzeit di Heidegger, affermano cioè che la temporalità di ogni esistenza umana
genera fatalmente angoscia e dolore. L'angoscia sorge dalla scoperta tragica che l'uomo è un essere votato alla morte, nato dal nulla in cammino verso il nulla. Però dopo spiega meglio questa visione, nel senso che a suo parere nelle società antiche questa sensazione tragica dell'uomo veniva appunto bilanciata da questi rituali di fine anno in cui l'uomo sperimentava la rinascita e la rigenerazione della propria interiorità in correlazione con la rinascita dell'anno. E arriva al punto di dire che l'uomo moderno, o comunque postmoderno addirittura, siamo angosciati perché abbiamo appena scoperto che siamo non mortali, nel senso astratto del sillogismo, ma morenti, sul punto di morire, in quanto implacabilmente divorati dal tempo. Quindi, nell'ottica di Eliade, questo terrore della storia e questo terrore del tempo non solo lineare ma addirittura ciclico, quindi vedere l'eterno ritorno come una dannazione, deriva appunto innanzitutto dalla morte di Dio di Nisciana memoria, quindi dall'aver perso una concezione sacrale del cosmo e dell'esperienza esistenziale, e in secondo luogo dall'aver abbandonato persino la manifestazione più esteriore di questa concezione, vale a dire il ritualismo dei rituali di fine anno. Tanto è vero che a questo proposito potremmo citare un noto aforisma di René Guénon, che scrisse che in un mondo come quello postmoderno, in cui ogni cosa è un carnevale perpetuo, le feste carnevalesche perdono al fine il proprio senso di esistere. Grazie Marco, molte grazie. Allora, la prossima è di Fabrizio Bartoli. Lo sviluppo della capacità intuitiva come presupposto di allargamento della visione viene trattato? Viene trattato con riguardo al personaggio di Rust Cole, appunto, che si dice che ha sviluppato delle capacità, come possiamo chiamarle, divinatorie, non lo so, divinatorie, in quanto riesce a vedere dietro al vero del reale per qualche secondo. Noi vediamo, per esempio, che c'è questo simbolo della spirale, che è il simbolo della setta, che gli appare, per esempio, nel cielo formato da uno stormo di uccelli. Oppure vede il cielo spalancarsi e questo tunnel che porta all'altro mondo, appunto, aprirsi di fronte a sé. In questo senso, però, una visione intuitiva che deriva, come abbiamo detto, da un utilizzo smodato e per nulla sacrale, peraltro, delle sostanze psicotrope. E da questo possiamo forse dire che nella serie TV, eppure nella stessa esperienza di Thomas Ligotti, come abbiamo detto, sembra di capire che nel mondo contemporaneo non è più il sacerdote o il mistico a riuscire a vedere dietro al velo del reale, ma anzi è l'individuo anomico, l'anarca quasi di stampo jungheriano, che vuoi per casualità o comunque non per una motivazione strettamente sacrale riesce ad accedere alla visione allargata. Quindi in un'epoca svuotata del suo senso sacrale vediamo che sono proprio questi personaggi come appunto Rust Cole che in base appunto a delle esperienze non volute o comunque non cercate raggiungono questa visione allargata senza tuttavia essere considerati delle personalità in senso, delle personalità sacrali nel senso stretto del termine, ecco. Marco, ti ringrazio molto. Questa era l'ultima domanda, che ormai siamo in chiusura. Grazie dell'accoglienza, dell'attenzione. Vabbè, Grazie a tutto il pubblico che purtroppo io non ho potuto seguire molto le domande, ma poi me le rileggerò, poi eventualmente ci sentiamo privatamente. Vedo che molti li conosco personalmente o comunque tramite social network, quindi potremo anche parlare in privato di queste domande che mi hanno posto. io nel frattempo ne approfitto per farvi vedere ancora una volta il libro, Carcosa svelata di Marco Masculotti, pubblicato da Mimesis. Siamo tutti forniti. E
Vi abbiamo lasciato un link tra i commenti che potete andare a trovare per acquistarlo. Detto questo, io vi ringrazio molto per, come sempre, per la presenza e per l'interesse che mostrate verso le nostre iniziative. Con questo vi saluto, vi ringrazio di nuovo e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a tutti. Buona serata.